conclusa la 48esima Assemblea Generale delle Chiese ADI. Oltre ai lavori delle sessioni amministrative dei 4 giorni di assemblea, sono stati preziosi i momenti di comunione fraterna e particolarmente profonde le benedizioni dei culti serali. Molto apprezzata la strumentalità del predicatore ospite, il pastore Philippe Wendiam Yameogo, delle Assemblee di Dio del Burkina Faso. Altrettanto incoraggianti le riunioni di edificazione del mattino, dove per la predicazione sono stati incaricati il pastore Douglas Ouedraogo, anch'egli delle Chiese delle Assemblee di Dio del Burkina Faso, e il presidente delle Chiese Cristiane Italiane del Nord Europa, il pastore Salvatore Talarico. Le varie relazioni dei responsabili dei dipartimenti di cui è composta l'organicità dell'ente Assemblee di Dio in Italia hanno poi lasciato spazio all'elezione delle varie cariche per il quadriennio 2023-2027. Si riconferma alla presidenza il pastore Gaetano Montante, alla segreteria generale il pastore Eliseo Cardarelli, mentre il pastore Aniello Angelo Esposito occuperà l'ufficio della tesoreria. Un ringraziamento dell'assemblea tutta è giunto al pastore Giuseppe Tilenni, che per oltre 20 anni si è occupato della parte finanziaria ed economica delle chiese ADI. I restanti 8 membri del consiglio generale eletti dall'assemblea pastorale sono i seguenti pastori: Vito Nuzzo, Renato Mottola, Salvatore Cusumano, Vincenzo Martucci, Elio Varricchione, Eliseo Fragnito, Domenico Modugno e Giuseppe Tilenni. Da parte della redazione del notiziario ADI giunge al nuovo Consiglio Generale delle Chiese l'auspicio di un buon lavoro per l'opera di Dio in Italia e per i rapporti con le opere consorelle in Europa e nel mondo, nella certezza di essere di fronte a sfide etiche e spirituali sempre più difficili da interpretare e affrontare. Vi è l'altrettanta sicurezza che per mezzo della preghiera di ogni credente l'aiuto di Dio saprà giungere propizio al tempo opportuno. Quello che succederà, io spero.